Noi, come gruppo, ogni tanto a qualcuno di noi viene la voglia di rivedersi e si organizza di andare in pizzeria, di andare di fare qualcosa assieme. E quindi significa che quello spirito di allora è ancora vivo ed è una cosa interessante e anche simpatica. Anche se poi ogni volta ci si ritrova a raccontare più o meno le stesse cose, ci si ripete i ricordi d'infanzia che si è vissuti insieme, tutte queste cose, però in realtà poi esce sempre fuori qualcosa di nuovo, qualche novità. Quando eravamo ventenni, avevamo più tempo per essere creativi, eccetera. Oggi che ne abbiamo 50, dovrebbe essere il contrario, dovremmo essere oggi ad avere più tempo per poter essere creativi. E invece è il contrario, oggi a 50 anni devi lavorare più di quando ne avevi 20. In occasione di una serata mi è venuta l'idea, ho detto, ah, questa è una delle occasioni in cui ci ritroviamo più o meno quelli del film. Chissà se si può fare sta cosa, ora provo a chiedere se qualcuno mi aiuta e magari potrebbe essere interessante vedere i cambiamenti 25 anni dopo, le stesse persone, come cos'è rimasto sia di quell'esperienza di allora, insomma esplorare un po' il cambiamento, la trasformazione che può essere successa nel loro rapporto col quartiere e tutto il resto. Ok, grazie. Grazie Chiuso. Ah, andiamo a fumare.